Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Luca Toselli, Nerd e Retro. Lo so, è da un po' che non ci vediamo, ma questo era il rischio più grande del canale. Avere dei momenti liberi in cui potevo riuscire a portarvi dei contenuti concreti e altri momenti meno liberi in cui il canale doveva per forza di cose stare in silenzio. Però è da tanto che volevo registrare questo video perché avevo le carte in giro per casa da qualche giorno, in realtà qualche settimana, ma non ero mai riuscito a trovare un istante per mettermi qui a registrare. Perché l'altro giorno a casa dei miei genitori ho trovato altre carte Pokémon. Non sono ancora riuscito a trovarle tutte, c'è ancora quello Shining Charizard che da qualche parte dovrà per forza di cose essersi infilato. Ho trovato delle sporte, davvero delle vere e proprie sporte, e che sono stati anche dei momenti di ansia, di hype incredibile, perché ho detto Dio, chissà che cosa possiamo trovarci dentro, e in quei momenti lì ragionavo e volavo con la fantasia. In realtà non c'è granché, ci sono delle carte rare, ci sono delle carte olografiche, ci sono delle carte vintage di prima edizione, oggi andiamo a vedere tutte insieme, ci sono principalmente anche delle comuni e non so per quale motivo sono principalmente Pokémon di tipo erba, quindi probabilmente avevo diviso non so quanti anni fa, forse un po' io, forse un po' mia sorella, ma erano state divise queste carte per tipologia e quindi ci sono un gran numero di Pokémon di tipo erba di tante edizioni diverse e ci sono anche un'edizione che ero lì che dicevo no dai non la inizio. No, dai, non inizio. No, dai, non inizio. E alla fine mi toccherà iniziare. Ci sono anche delle carte Rocket. Avevo praticamente appena completato il settimo Rocket di comuni non comuni e siamo tornati punto e a capo. E non solo, perché abbiamo anche altre due cose da aprire. Anzi, una cosa da aprire, carte non di Pokémon, e una cosa di Pokémon da provare. Perché tempo fa avevo dato un assaggio e poi non eravamo andati fino in fondo. Se non siete ancora iscritti, se non avete lasciato un mi piace e se volete poi al termine del video lasciare un commento, sono tutte azioni che mi aiutano tanto, dato che il canale è anche fermo da un po', cerchiamo di ridargli un po' di vita. E allora vabbè, partiamo dalle cose facili, dalle cose semplici. Vi ho detto che c'erano tanti Pokémon di tipo erba e vi confermo che il tipo erba è insieme il tipo terra, lotta, chiamatelo come volete, roccia. Non so, probabilmente erano state divise principalmente queste due tipologie di Pokémon e notare che ci sono alcune energie in francese, perché mio papà aveva un amico che lavorava in Francia quando scoppiò la Pokémon mania e mi portò a casa tantissime carte del set base in francese, infatti le vedremo anche qui. Alcune energie addirittura del set Gym Heroes o Gym Challenge, insomma, le energie dei capopalestra, alcune energie già di seconda edizione e poi qua avevo visto qualche altra energia, vabbè, qui ci sono altre energie non di queste tipologie, questa addirittura Team Rocket la tengo da parte perché forse di Team Rocket non ho quella carta all'interno della collezione e poi come vi dicevo delle energie della 2, non mi ricordo mai come si chiama questa edizione, che è una sorta di set base jungle e non fossil, set base jungle messe insieme dove appunto erano state ristampate alcune carte, anche queste le portava a casa questo amico di mio papà direttamente dall'estero perché questa edizione in italiano non è mai uscita. Ma ci stiamo ancora scaldando e quindi direi di passare direttamente ai trainer. Ecco, qui non ho idea di quello che potremo trovare qui dentro, in realtà sui trainer dovrei mettermi lì un giorno e guardarle con molta calma per capire se a livello di collezione all'interno di qualche album mi manca qualcosa, però sì, non sono particolarmente amante degli addestramenti, non è che possiamo stare qui, beh, comunque c'è qualcosa anche di gym, c'erano anche alcune carte rare, ho visto, ecco, per dire Koga è una carta rara, qualcosina c'è. Ditemi voi se vedete qualcosa di particolare, non so perché c'è uno Spiro, si è infilato qui a caso, ditemi se c'è qualcosa di particolare, qualche rara sì, in teoria c'è, le stiamo vedendo passare, se ne vedete alcune particolarmente rare, scrivetemelo nei commenti, c'è un po' di tutto, diciamo che gli addestramenti non sono proprio il mio forte, sono anzi abbastanza ignorante dal punto di vista degli addestramenti, non me ne intendo tanto, tra l'altro questa mi sembra una roba da Digimon, non mi ricordavo neanche di questa carta qui, qualcosina potrebbe esserci, ho visto tipo Pupa che mi sembrava una carta rara, sì, è rara, dai, insomma, se avete visto qualcosa me lo farete sapere voi nei commenti che siete più ferrati di me, qualche capopalestra, professor Rock l'impostore, eccetera, eccetera, eccetera.
Passiamo poi alle carte in un'altra lingua, perché avevo alcune carte in giapponese, in cinese, comunque asiatiche, le raccogliamo, sono carte principalmente di seconda generazione di Pokémon. Qua c'è un altro addestramento, guardate che bello questo Porygon, molto molto bello. Diciamo che le carte giapponesi oggi non hanno un gran valore collezionistico, però trovarle negli anni 2000 era qualcosa di molto complicato. E qui in realtà abbiamo qualcosa di non vintage, o comunque sì, vintage per il giorno d'oggi, ma che non è proprio vintage come quelle che piacciono a noi. Le ho raccolte un po' tutte qui, carte che magari non sono neanche state tutte mie. Ci sono anche delle carte con delle belle artwork, come quel Cubone lì. Ecco, tipo questa roba, io non ho idea di cosa sia, carte spezzate a metà, non so neanche se hanno un valore, non ho neanche cercato, le ho soltanto divise, mi sono messo lì un giorno tutto suddiviso, non so per quale motivo ci sia un PG tra l'altro di Legendary Collection, arriviamo addirittura alla terza generazione, qui un Weedle di due, vabbè, ok, abbiamo visto. Stiamo ovviamente ancora scaldando i motori perché poi arriveranno anche le carte rare, non preoccupatevi, volevo soltanto farvele vedere tutte. Qui abbiamo del set base, le ho divise proprio per edizioni, tanto non c'è niente di particolare qui dentro, ve l'ho detto, sono principalmente Pokémon d'erba, Pokémon lotta, ogni tanto qualche Pokémon di tipo normale, però non abbiamo trovato niente di che qui in questo blocco di carte, mi sono tenuto quelle rare, quelle brillanti olografiche da un'altra parte. Poi vabbè, inizia anche Jungle, perché c'è Jungle e ci sarà anche ovviamente Fossil. In realtà devo dirvi la verità, è un'emozione ritrovare, no, queste carte che sono state mie, le ho utilizzate, erano le carte del vanto, le carte con cui si giocava con gli amici dopo scuola o magari che si scambiavano nell'intervallo. Io ricordo di aver scambiato un Raticate durante una lezione nell'intervallo e la lezione fu sospesa perché mandavo i bigliettini all'amico a cui avevo scambiato Raticate chiedendolo indietro perché mi dispiaceva averlo perso. Quindi chissà che proprio il Raticate in questione non potesse essere all'interno di questo blocco che abbiamo visto. Oggi è ovvio che è una carta che non ha nessun tipo di valore, che se ne frega, anzi se lo sbusti oggi lo snobbi anche un pochettino, però era quello, no, il bello, quello che ti faceva innamorare delle carte quando eri piccolo e che ci ha portato a creare un po' di Grimer, portato a creare questo canale dedicato alla nostalgia. Grimer e Zubat, grandi classici, proprio come nei giochi, Zubat dappertutto. E poi passiamo al Team Rocket con Dark Golduck, che è una carta meravigliosa, ve l'ho detto anche qualche tempo quando l'abbiamo viste, però ci sono un sacco di comune di Rocket che io ho mandato a prendere, abbiamo visto qui sul canale gli unboxing. Potevo semplicemente aspettare, trovare queste carte e inserire nella collezione. Invece no, io le ho comprate su Card Market, me le sono fatte inviare, ho speso dei soldi, poi ce le ho doppie. Bravo Luca! Però attenzione che abbiamo trovato anche delle carte dei capo palestra. E questa è una bellissima notizia perché volevo iniziare appunto una collezione dei capo palestra. Costano tanto, tantissimo, ne siamo tutti consapevoli. Però tanto iniziamo dalle comuni e poi pian piano vediamo se ci sarà posto anche per le rare. Ragazzi, io credo che Gym Leader, Gym Heroes abbia gli artwork migliori in assoluto. Cioè, sono veramente bellissimi. Tutti questi artwork di Ken Sugimori sono meravigliosi. Davvero, abbiamo visto delle carte. Cioè, è bello Grimer. Com'è possibile? Sono veramente degli artwork della Madonna. Pidgey. Poi ci sono altre Rocket che non c'entrano niente, ma sono veramente, veramente, veramente molto belle. Cioè, guardate che bello questo Koffing. E poi abbiamo alcune carte della seconda generazione Pokémon. Ora, le sfogliamo molto velocemente. Anche qui ci sono delle carte molto belle. Cioè, banalmente, mi fa impazzire questo Sunkern. Pokémon insulso, inutile, che non mi dice niente, ma questa carta, questi colori, questo layout. Cioè, l'armonia, ragazzi. L'armonia. Guardate che bello l'Arbitar, quanto profuma di Pokémon oro e Pokémon argento, neanche Red Gold Soul Silver, Pokémon oro e Pokémon argento. C'è proprio questo profumo, mamma mia, se si torna indietro a sfogliare sta roba. E poi ci sono questi che li detesto, questi i pupazzetti proprio, non mi piacciono per niente, ragazzi. Erano bei tempi, guardate che belle che erano le carte, buio, oscurità. Wow, wow, cioè semplicemente wow. Qui veramente respiro gli anni d'oro di quando ero un cucciolo, ero piccolo, ero felice e non lo sapevo. Anche Chikorita è bello. Come fa a essere bello Chikorita? Come fa a essere bello Chikorita? Ed è bello.
È bello, riesco a fare. Madonna, questo Togepi, ragazzi. Madonna, che bello. Ma ci sono dei capolecchi, ecco, tipo questo no. Anche Oddish che è brutto di suo, sono riusciti a farlo brutto anche qua. Però ci sono veramente dei capolavori. Cioè, veramente, veramente ci sono dei capolavori. Niente da dire. Ma finalmente arriviamo alle carte rare, le carte olografiche, tutte queste robe qui. Allora, ci sono carte nuove e carte vecchie. Alcune forse le ho trovate io, altre no. Adesso ce le andiamo a vedere. Partiamo da quelle che hanno meno effetto, quelle che sì, rare, però un bel che se ne frega. Qui abbiamo lo stamp di Guardiani dei Cristalli, qui abbiamo un Hitmontop olografico, mamma mia, che Pokémon incredibilmente bello ludicolo, Starmie, Heracross, e poi, bene, le mettiamo da parte. Iniziamo con le prime edizioni, carte che non hanno chissà quale tipo di valore collezionistico, forse, non lo so, magari sì, io il mercato delle prime edizioni non lo conosco, quindi fatemi sapere se delle prime edizioni di Fossili in italiano possono valere qualcosa. Ecco, cioè, ci sono un sacco di Grimer, un sacco di Ekans, abbiamo Fossile non solo, Fossil e non solo, tutte in prima edizione, tutte carte in prima edizione. Guardate quante fossili in prima edizione avevo. Ecco, per dire, Mac non è olografico, però è una carta rara, prima edizione. Guardate quante fossili. Cioè, non so quante bustine di fossili avrò aperto in prima edizione, non ne ho idea, forse ho perso il conto. Sono tutte fossili, non c'è jungle. Tipo, ecco, questo è un Ekans Fossil in prima edizione, dietro c'è un elastico fuso che si è attaccato, perfetto, benissimo. Qui siamo col set base, Nidoran, abbiamo un PG8, che però questo non è prima edizione, ma è raro, raro, non so perché adesso inizia da questo, un Kangaskhan, un Nidoqueen, qui, un Pinsir, olografico, c'era in mezzo, questo magari lo mettiamo in condizioni migliori, Kangaskhan, Clefable, sono comunque carte rare di jungle, sono rare. Donphan, Yanma, Smeargle, Vileplume, Arbok, non holo, Dark Slowbro, non holo, Jumpluff, holo, qui, così. E non si sa per quale motivo un distruttissimo, guardate quanti graffi, guardate quanti segni, Vileplume delle Southern Island. Un paio di carte olografiche ci sono, di carte rare ce ne sono, poi ve l'avevo detto. Non c'è chissà che cosa, però qualcosina all'interno di questo reperto di sport è stato ritrovato. Ve lo dico perché sono buono, le carte Pokémon sono terminate. Qui dentro c'è qualcos'altro, ma se siete fan di Pokémon non andate via perché sul finale faremo ancora qualcosa di molto molto bello. Io non mi ricordo neanche cosa c'è qui dentro, sono carte Magic, quello sicuramente. Non so neanche se vale la pena riprendere, però tanto che ci siamo, perché no? Possiamo aprirle insieme, dai, facciamo così, non è un problema aprire insieme anche questi pacchetti di carte Magic. Ce la facciamo? Sì, ce la facciamo. Andiamo a vedere che carte sono all'interno. Ah, un genio degli spiritelli e un Kira grande tessivetro. Vabbè, carte un po' così. Questa vecchiotta, Anno 2005. 2005 questa. Quindi una chicca, dai. Le carte di Kamigawa ancora erano un gran bel foil. Ma soprattutto questo. Qualcuno di voi si ricorderà che qualche mese fa acquistai questa versione di Pokémon Bianco su Vinted, perché immaginavo di tornare appunto a Unima con un remake e invece hanno annunciato Leggende Pokémon ZA. Non ho mai controllato il contenuto di questa scheda. L'ho comprata, ve l'ho mostrata, ho confermato l'arrivo su Vinted, ma non ho mai provato effettivamente. E dato che in questo momento ho voglia di ricominciare a giocare a Pokémon Bianco e Nero per apprezzarlo un pochino e non sempre offenderlo come faccio di solito, ma anche perché voglio portare poi un contenuto su Pokémon Bianco e Pokémon Nero, andiamo a controllare che cosa c'è dentro. Chissà, magari è vuota, come l'ultima volta che abbiamo controllato un gioco Pokémon, o magari è piena e ci sono dei Pokémon fortissimi. Eccoci qua, Pokémon versione bianca, iniziamo. Non sono mai stato amante di questi titoli, ma proprio mai nella mia vita. Non sono mai stato innamorato della regione di Unima, però magari un po' di pregiudizi posso cercare di accantonarli, no? Dopo tanti tanti anni dall'uscita di questo gioco, quindi Pokémon versione bianca. Premi start e vediamo un po' che cosa succede. Attenzione, medaglie 7 Pokédex 94. Gioca KLMNOPQ. Grande nome di quelli proprio... No, non voglio effettuare il collegamento, grazie. Sì, andiamo a vedere un po' che cosa c'è qui dentro.
quanto è stata maltrattata questa cartuccia per chiamarsi così. Siamo in autunno, già questo mi fa pensare che si sia scambiato tutti i Pokémon, il maledetto, infatti, guardate qui, che squadra di scappati di casa. È stato catturato nel 2011 questo Rock'n'Rolla, 2012, quindi andiamo indietro, sono Pokémon che hanno veramente tanti anni, hanno 12-13 anni questi Pokémon. Andiamo a vedere se nel box è rimasto qualcosa, ma temo proprio di no. Una grafica che, devo dire la verità, non è così male come me la ricordavo in realtà. Non sappiamo neanche di chi è il sistema Pokémon. Andiamo a vedere, ma temo che non ci sia assolutamente niente, infatti sembra essere proprio così. Io trovai un Trubbish Shiny. Probabilmente ce l'ho ancora. Sì, ce l'ho su Pokémon Home, ora che mi viene in mente. È l'unico Shiny che trovai all'interno dei giochi di quinta generazione. Giocati talmente poco che trovai anche uno Shiny. No, niente, ragazzi. Purtroppo no. Purtroppo non c'è niente. Quindi questa è una cartuccia che si può tranquillamente ricominciare. E da qui è diventato inverno. Mentre usciamo usciti. È cambiata la stagione. Io sono a maniche corte nella vita reale, qui sono in inverno. Niente, si può ricominciare e si può tranquillamente fare una nuova versione, un nuovo salvataggio in cui provo a giocare a Pokémon Bianco e Pokémon Nero dopo tanti anni e cambiare idea. Il bello e il brutto di questi video, non sai mai che cosa può succedere quando vai a fare un unboxing e trovi magari un libro demoniaco, o quando apri una versione e ci sono dei Pokémon catturati 12 anni fa e non vedi l'ora di distruggerli. Signori, se siete arrivati fino a questo punto vi ringrazio, gentilissimi, grazie per il supporto, noi ci vediamo con un prossimo video, e quando finirò Pokémon Bianco e Pokémon Nero potrò anche fare un contenuto per cercare di capire se è giusto distruggere Unima anche nel 2024 oppure no. Ciao.